Questa mattina, 10 giugno 2021, la nuova aula consiliare di Palazzo Mainenti, sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sita a Vallo della Lucania, è stata intitolata al compianto professor Giuseppe Tarallo, già presidente del parco che ha lasciato la comunità del Cilento lo scorso mese di marzo. Ricordiamo il suo attaccamento al Cilento e l'impegno per il territorio a difesa dell'ambiente, in particolare contro l'abusivismo, la speculazione edilizia e gli interessi della criminalità organizzata. Oggi è importante perché ricordiamo una persona straordinaria che per me, oltre ad essere un rappresentante delle istituzioni, dal 2001 al 2008 è stato presidente del Parco Nazionale del Cilento, Valle Alburni, mi legava a Peppe Tarallo un grande rapporto di amicizia e oggi sono particolarmente orgoglioso e contento di poter intitolare la nostra Aula del Consiglio a lui, perché questa intitolazione, e ringrazio il direttivo per aver condiviso questa scelta, rappresenta per noi certamente quel portare avanti, continuare a trasmettere quei valori che Peppe rappresentava, i valori legati alla tutela ambientale, i valori legati alla lotta all'abusivismo, alla lotta a quella criminalità che voleva impossessarsi del nostro territorio e distruggere il nostro territorio. Lui è stato tra i primi a mettere ad alzare un muro contro coloro i quali volevano distruggerci, e quei valori legati all'amore che lui aveva per il mare e che si traduceva nella difesa del nostro pescato, dei nostri pescatori soprattutto, dei nostri operatori economici. Veramente sono tanti i momenti che ci legano come comunità, oltre che personalmente, ma come comunità a Peppe Tarallo, e oggi siamo orgogliosi di intitolare la nostra aula consigliare a lui. Parliamo adesso del futuro della presidenza del parco. Ma questo bisogna chiederlo al ministro della transizione ecologica, quindi io continuerò a farlo finché non c'era la nomina del nuovo presidente, e quindi gli consegneremo, la cosa certa è che gli consegneremo un parco sano, un parco forte, un parco autorevole, e quindi potrà certamente continuare a fare un ottimo lavoro per sempre di più creare opportunità soprattutto per i nostri giovani.